Ben ritrovati su The Wine Channel, io sono Francesco e oggi parliamo ancora di metodo Martinotti-Charmat. Come vi avevo preannunciato nella scorsa puntata, oggi andremo a vedere più nel dettaglio il metodo Martinotti-Charmat. Vi ripropongo la spiegazione, o meglio il percorso che avevo già anticipato nella scorsa puntata, però in questo caso andiamo a vederlo un po' più nel dettaglio, anche per vedere un po' quali sono le differenze rispetto al metodo classico o champenoise, o insomma quello come lo viene chiamato nelle varie forme. Dicevamo, Il metodo Martinotti-Charmat, vi ricordo che è svolto principalmente con la rifermentazione in autoclave, così come avevamo già visto nella scorsa puntata, però se andiamo a vedere il primo passaggio di tutto questo nostro procedimento, in realtà non ci discostiamo rispetto alla produzione con il metodo classico. Infatti partiamo come sempre da un assemblaggio di vini base. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, i vini saranno principalmente dei vini aromatici o semi-aromatici, questo perché sono più favorevoli a questo tipo di trattamento, a questo tipo di metodo, però la modalità è la stessa. Quindi viene prodotto di fatto un vino base che viene poi utilizzato, o meglio anche un assemblaggio di vini base, che viene poi utilizzato per la produzione della nostra bottiglia di spumante metodo Martinotti. Di fatto il vino cosa subisce? Una chiarifica, un travaso, viene filtrato e a questo punto viene inserito in autoclave. Quindi qui comincia poi il nostro processo. In realtà questo passaggio in autoclave potrebbe anche svolgersi in maniera leggermente diversa, cioè invece che partire da dei vini base si può partire da dei mosti refrigerati, che quindi vengono vinificati di fatto di volta in volta a seconda delle esigenze. Ed ecco perché l'altra volta vi parlavo anche di un metodo, quello Martinotti-Charmat, che permette una produzione diciamo on demand del nostro vino. Di fatto, comunque, una volta che il nostro vino è entrato nella autoclave, vengono inseriti anche i lieviti selezionati, gli zuccheri e i sali minerali che favoriscono la rifermentazione. Quindi all'interno dell'autoclave il nostro vino, con l'aggiunta appunto dei lieviti, degli zuccheri e sali minerali, esegue la rifermentazione, che poi gli darà il perlage, la presa di spuma che abbiamo visto anche nelle scorse puntate. Quanto dura questo processo? Beh, dura all'incirca fra minimo tra i 10 e i 20 giorni, ma in alcuni casi si può allungare. Questo perché? Perché mantenere più di più a contatto il vino con i lieviti favorisce lo sviluppo di altri sentori. Qui ovviamente gioca molto il risultato finale che si vuole ottenere. Solitamente un vino più rifermentato, quindi con un tempo di rifermentazione più lungo, avrà un sentore più predominato dai lieviti, mentre invece un vino fermentato, quindi rifermentato in tempi più brevi, ovviamente preserverà un pochino di più le caratteristiche del vigneto, o meglio dell'uva di provenienza. Quindi se abbiamo un'uva semiaromatica o aromatica, di solitamente i caratteri più fruttati, ma questo appunto è una scelta che viene fatta a seconda di quello che si vuole ottenere da parte del produttore. E una volta fatta la rifermentazione avviene il passaggio in una seconda autoclave, sempre in sovrappressione. Questo perché? Per fare in modo che non venga dispersa l'anidride carbonica e che quindi alla fine rimangano sempre le nostre famose 3/3,5 atmosfere, che sono obbligatorie per poter denominare appunto un vino come vino spumante. E in questo momento avviene una seconda refrigerazione, quindi viene seconda nel caso in cui avessimo usato i
i mosti appunto refrigerati, qui invece è una refrigerazione. Di fatto il vino viene posto a una temperatura vicina ai 4 gradi per permettere la precipitazione dell'acido tartarico. Questo perché? Perché l'acido tartarico può dare delle può rendere il vino un po' più instabile rispetto alla sua, al suo mantenimento e alla sua durata nel tempo, ma anche potrebbe donare anche dei gusti non particolarmente simpatici all'interno del vino stesso. Quindi a questo punto, una volta che è stato fatto precipitare l'acido tartarico, avviene il filtraggio per eliminare appunto questa parte precipitata di acido tartarico, ma soprattutto avviene, qualora si voglia, il dosaggio, cioè esattamente come abbiamo visto per il metodo classico, vi è l'aggiunta di uno sciroppo, quindi un misto tra zucchero e vino, che servirà per dare le vari gusti più o meno dolci al nostro prodotto finito, seguendo esattamente la stessa scala che abbiamo visto nelle puntate relative al metodo classico e alla presentazione in generale del vino spumante. Quindi a seconda del grado di dolcezza verrà aggiunto più o meno zucchero per ottenere il nostro risultato finale, che di fatto rimane all'interno di questa seconda autoclave e viene poi imbottigliato in ambiente isobarico. Cioè di fatto queste bottiglie sono comunque sottoposte a una determinata pressione anche durante la tappatura, in modo che non avvenga la perdita di anidride carbonica. Quindi lo scopo di tutto questo meccanismo è appunto evitare che ci sia perdita di spuma e quindi che il prodotto non, o meglio, che il prodotto rimanga sopra le 3 atmosfere. Quindi, come abbiamo visto, quindi c'è l'imbottigliamento, poi il confezionamento con l'etichetta, il tappo, la gabbietta e la capsula, il capsulone, così come abbiamo visto per il metodo classico, e a quel punto il vino viene posto in vendita. Quindi, come potete vedere, ha dei tempi molto più ridotti rispetto al metodo classico, quindi permette una produzione più veloce, anche eventualmente in quantità maggiori. Lo stesso metodo a grandi linee viene utilizzato anche per la produzione di vino frizzante, ovviamente in quel caso le pressioni saranno più basse, anche le sovrappressioni saranno più basse, proprio perché non c'è la stessa necessità di mantenere una determinata frizzantezza, diciamo così, all'interno del vino, così come per il vino spumante. Però questo non significa affatto che ci sia minore qualità, perché proprio dalla scelta dei lieviti, dalla scelta delle uve e anche dalla precisione nell'eseguire queste tecniche si possono ricavare sicuramente dei prodotti di ottima qualità che non hanno nulla a che invidiare rispetto ai vini prodotti con il metodo classico. A questo punto, scegliere qual è il vostro preferito fra i due rimane semplicemente una questione di gusto personale. Bene, direi che anche per oggi con questa puntata terminiamo qui. Se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sulle uscite dei nuovi video. Condividete il video con amici, parenti e quant'altro, in modo che siamo sempre di più a seguire il canale. E se qualcosa non vi è chiaro, con l'hashtag AskTheWine qui sotto nei commenti fatemi tutte le domande che ritenete opportune. Vi saluto per il momento ricordandovi che, come sempre, i minori di 18 anni non devono bere e non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose. Un ciao da Francesco e un arrivederci qui su The Wine Channel.